Grazie, grazie Luciana. Non posso iniziare senza ringraziare Giorgio perché non solo questo convegno è stato possibile grazie a lui, ma tante altre cose in questa regione grazie all'apporto di Giorgio e dei collaboratori che è riuscito lui a entusiasmare intorno alla sua persona. Quindi un ringraziamento personale, ma ecco, io sono in doppia veste qui da direttore del Dipartimento di Prevenzione di Taranto in casa, ma se permettete anche da presidente della Società Italiana di Igiene. Quindi a livello nazionale ringrazio gente che nell'ARPA come Giorgio, ma per fortuna ce ne sono in altre ARPA, hanno dato questa attenzione così grossa ad apporto salute e ambiente. La mia presentazione, avevo visto che ero l'ultimo prima del pranzo, avevo visto ieri che da dietro non si legge nessuna tabella. Ho messo più figure rispetto a tabelle, quindi anche perché da ieri a oggi ho imparato anche diverse cose, ma volevo fare un discorso un po' più generale in quello che l'igiene e la medicina preventiva può dare complessivamente nel rapporto salute-ambiente, e quindi lavorare un attimo sulle persone, perché al di là delle emissioni eccetera, quello che ci interessa, e Loredana lo sa quante volte si parlava, ho detto sì, va bene, ma poi alla fine alle persone che dobbiamo dire, che dobbiamo fare? È quello essenzialmente quello che cercherò di dirvi. Vabbè, che l'inquinamento è una grande sfida per la sanità pubblica, non soltanto per chi deve controllare emissioni o fare modelli, quindi i fattori di rischio sono sempre più emergenti, ci sono fattori di rischio quasi dimenticati nel passato, non solo, ma probabilmente ancora le conoscenze non sono ancora tanto perfette da poter essere noi perfetti anche nella comunicazione, nella pianificazione e l'implementazione delle misure, anche perché come è stato detto molto, molto bene ieri, anche una cosa per gli insediamenti che si devono o i piani regolatori di quello che si deve fare, una cosa è il conto che dobbiamo pagare a quello che è stato fatto negli anni passati. Anch'io non posso non partire da quel referendum, sicuramente, che non ha giovato in termini concettuali. Noi giornalisti eravamo contrari, ma io ho cambiato idea, perché naturalmente non avremmo mai potuto sostenere nella sanità un apporto di tante professionalità tecniche che in questi due giorni sono e stanno emergendo, che sicuramente dover fare la lotta con gli anestesisti, i cardiologi o i medici in medicina generale avrebbe portato anche un appiattimento anche di tutte le professionalità esistenti all'interno dell'ARPA. Però quello che si è visto è che le forme di collaborazione tra il mondo delle agenzie ambientali e quello della sanità pubblica è stato molto molto variegato, e la comunicazione e l'interazione tra le strutture è stata troppo spesso basata sulle persone, che sono veramente gli ingranaggi che hanno fatto poi funzionare o non funzionare questo rapporto, piuttosto che invece delle collaborazioni stabili, precise, concrete, che oltretutto di fronte anche a delle norme che non sono state molto semplici da interpretare, ve ne parlo da medico sicuramente, che in qualche modo ha avuto io stesso, ma tanti altri miei colleghi, incertezze sull'applicabilità, applicazione di queste norme, confini, e non solo, ma questo è ingenerato, questo ne parlo, lo faccio pubblicamente, se lo faccio qui perché l'ho già fatto all'interno della mia società, ha fatto sì che le tematiche ambientali non rientrassero più tra le competenze della sanità pubblica. Ormai c'è l'ARPA e quindi questo ormai non è più roba nostra, e in qualche modo ha fatto sì che gli stessi operatori di sanità pubblica si mettessero tranquilli a vedere cosa succede. E questa è un'autocritica ma in generale, ma sappiamo benissimo che non è così e non è così dappertutto, però ci sono delle realtà italiane in cui io faccio fatica a far capire ai miei colleghi che è roba loro l'ambiente. Ora, non solo, per cui anche quando in qualche modo abbiamo cercato di far comprendere che un ambiente non buono in qualche modo poteva influenzare sulla salute umana, non è che abbiamo avuto grande ascolto, forse per questa, dicevo, voi che c'entrate? Se mi dice l'ARPA che va tutto bene, voi che c'entrate?
Anche laddove invece, non da sempre, ma diciamo negli ultimi 7, 8, 9 anni, e non a caso ho ringraziato Giorgio Assennato prima, la collaborazione è diventata invece in maniera continua e collaborativa con le agenzie, ma lui ha fatto vedere quella brochure del convegno Salute e Ambiente a Taranto. Era il 95, era a qualche mese dalla fondazione, dalla costituzione, fondazione troppo aulico, della costituzione del Dipartimento di Prevenzione, in cui 4-5 persone qui presenti che avevo raccolto il Dipartimento, io, Mimmo Scarnera, Giua Spartera, Aldo Minerba, chiamarono un po' di amici ed erano appunto Giorgio Assennato, Forastieri, Marina Musti, c'eri tu anche Fabrizio Bianchi, Pietro Comba, l'istituto che già lavorava con noi, l'OMS, chiamavamo un po' tutti a dire: ci aiutate a svegliare questa città che dorme? E c'era l'Ilva pubblica, c'era l'Ilva pubblica, ancora non c'era Riva, quindi avevamo, il nostro interlocutore era lo Stato, quindi immaginiamo. Però anche quando abbiamo fatto questo, e ci siamo mossi, parlo della sanità pubblica, in linee diverse, quindi indagini epidemiologiche, monitoraggio delle matrici alimentari, sugli allevamenti, sulla pesca, studi di biomonitoraggio. Loredana sa bene, con l'Istituto Superiore di Sanità abbiamo studi ormai da anni di biomonitoraggio. Anche quando abbiamo fatto questo, indagini epidemiologiche, piano straordinario, questa è una diapositiva, vedete il Mar Piccolo che è stato sezionato in angoli con Ungaro. Abbiamo fatto questo lavoro di monitoraggio di ogni, abbiamo le cozze più controllate sicuramente d'Italia, altro che qualcuno ha detto possiamo mangiare le cozze, le potete mangiare, è notizia di oggi, mi ha mandato le foto abbiamo classificato anche le aree nuove di Mar Grande e mi è arrivato un messaggio adesso dicendo sono un capolavoro, meglio di quelle di Mar Piccolo, quindi piano piano stiamo cominciando anche a trovare le soluzioni ai problemi. Ma a Mar Piccolo ce le vogliamo riportare, appena bonificato Mar Piccolo, assolutamente. Questo sugli allevamenti, questa sembra, ne parlerà probabilmente anche l'amico Scortichini dopo, insieme a Vittorio Esposito, non solo abbiamo le cozze più controllate, ma anche gli allevamenti più controllati. Questa che gli allevamenti controllati nell'area intorno a Taranto, stiamo parlando di oltre 350 allevamenti che hanno avuto controlli sul latte, sui bovini. Non vi dico quanto abbiamo speso per anche fare questo, perché bisogna chiaramente, non abbiamo potuto dare il parere sull'insediamento negli anni 60, allora abbiamo dovuto correre lì. Però, e a proposito, c'era ieri il collega dell'ARPA Lombardia che diceva: ma c'è il lavoro di veterinari, il lavoro di medici del lavoro, il lavoro di igienisti, tecnici della prevenzione, tutti hanno lavorato e chi deve farlo? Ho detto, beh, veramente esiste una struttura che è quella del Dipartimento di Prevenzione. Se qualche regione smettesse di provare di smantellarle, probabilmente sarebbe un bene, perché magari cacciamo il direttore del Dipartimento che non ha saputo lavorare, ma non sciogliamo il Dipartimento di Prevenzione. È più facile tante volte eliminare una struttura per legge che non avere il coraggio di mandare via uno che non è stato capace di lavorare bene, lo dico io, quindi si può fare. E comunque non siamo stati ascoltati, perché quando nel 2010-2011 abbiamo mandato al Ministero, Aldo, quanti erano? 520 pagine di studi fatti sulla popolazione di Taranto, sperando di essere ascoltati. Non solo quello, ma portando anche le proposte che con Giorgio abbiamo fatto di studi epidemiologici ulteriori che avremmo voluto fare, non siamo stati per niente ascoltati. Poi per fortuna quegli studi li ha fatti Francesco Forastieri. Salvo poi ci chiamano di corsa quando è arrivata la magistratura, quindi dobbiamo correre i ripari e andare, e quindi si richiama la sanità pubblica perché dobbiamo correre i ripari. Però, quindi, è evidente che non è a caso che io raccolgo queste due funzioni, perché il caso Ilva di Taranto ci dice che assolutamente dobbiamo comunque le istituzioni sanitarie centrali, Istituto Superiore di Sanità, Ministero e ASL e invece ambientali, ISPRA e ARPA, in qualche modo trovare modelli di collegamento che, guarda caso, vi posso dire, proprio a Taranto stanno trovando l'espressione più nobile da questo punto di vista, purtroppo condizionati adesso dalla
dall'emergenza, ma emergenza, e poi quando ci incontriamo ce ne sono in tante parti d'Italia, più o meno grandi, per cui la nostra speranza è quella di costruire proprio un modello che possa essere, speriamo, in piccolo, non così grande come da noi, essere anche esportato in altre realtà. Quindi l'integrazione tra tutte le competenze, perché di tutto quello che si è detto oggi, ieri e oggi sarà detto, non esiste una professionalità capace di racchiuderle tutte, sicuramente no, abbiamo visto, non vogliamo altro che partite di calcetto, dobbiamo fare dei campionati di calcetto tra varie squadre, non è quello che deve servire, probabilmente però fare una nazionale con i migliori componenti di tutte le squadre, come quando ci riesce bene vinciamo la Coppa del Mondo, potrebbe essere il segreto per vincere queste sfide. E quindi la sanità pubblica in qualche modo viene chiamata di nuovo in campo, però è evidente che una chiamata alle armi abbastanza veloce, dobbiamo fare qualcosa, ne parlo sulle mie spalle, sulle spalle dei miei bravissimi collaboratori. Quindi in qualche modo, come dicevo, c'è da accrescere le competenze di ognuno di noi in questo campo per valutare meglio quello che può essere l'impatto, non imparando a fare i tossicologi, non imparando a fare meglio gli epidemiologi, ma riuscendo a prendere da loro, quando ce lo fanno capire, qual è il meglio e poter dare risposte alla popolazione, perché poi rivendico la formazione medica, quello che conta è la risposta. Lo stesso, avere colleghi capaci che quando vengono chiamati in alcune regioni a valutare le valutazioni di impatto sanitario sappiano leggere quello che sta scritto e non firmare perché hanno firmato tutti, o non firmare perché non hanno firmato gli altri. Quindi è evidente che c'è un grosso lavoro da parte nostra, e la valutazione del danno sanitario non ne parliamo perché lo stiamo vedendo in questi giorni come fare, ma abbiamo tutte queste necessarie competenze. Quindi formare personale altamente specializzato, noi come Società Italiana di Igiene abbiamo chiesto ai nostri migliori docenti universitari e operatori del territorio, ma anche alla Società Italiana di Epidemiologia, quella di Medicina del Lavoro, di metterci insieme, e anche ai veterinari, per costruire percorsi formativi che possano servire a essere preparati ad affrontare questi problemi. Non abbiamo molto tempo per attrezzarci, e devo dire che le società scientifiche possono avere un ruolo molto importante, perché molto trasversali, e la collaborazione che sta nascendo tra di noi, che c'è sempre stata ma che in qualche modo adesso forse è ancora più finalizzata, deve servire a questo. Quindi la stretta correlazione integrata, così come ho visto anche oggi, ci stiamo provando noi anche per Taranto, riuscire a mettere in un unico sistema. Noi adesso a Taranto stiamo lavorando per avere su un unico sistema georeferenziato tutto quello che sappiamo sugli animali, sulle deposizioni, sulle emissioni, sugli uomini, sugli allevamenti, quindi un po' tutto, l'ultimo tavolo dell'osservatorio Ilva, stiamo ragionando proprio su quello, per avere un'idea molto più chiara di quello che e gli studi di biomonitoraggio che già ci vedono impegnati da molto. E poi la comunicazione, io credo che forse è lo sforzo più grosso che abbiamo, perché altrimenti la scienza, e questo non vale soltanto per salute e ambiente, ma vale il caso Stamia, noi stiamo vivendo sulle vaccinazioni, per fortuna stanno dando del delinquente a chi dice che la vaccinazione fa venire i tumori o fa diventare gay o cose del genere, quindi la scienza corre il rischio di rimanere in quell'area grigia certe volte tra due opposte fazioni, tra la curva nord e la curva sud, quindi allora la scienza deve essere in grado di far valere, probabilmente con una comunicazione che abbia quel tono e quella superiorità rispetto al vociare molto, molto diffuso che c'è anche in questo settore. Quindi abbiamo identificato la necessità di un piano coordinato che abbia azioni, esiti e comunicazione. È quello che abbiamo cercato di fare, torno alla realtà adesso pugliese, nel nostro piano straordinario salute e ambiente, in cui c'è, io parlo della parte naturalmente sanitaria, qui a fianco ha fatto vedere Giorgio la parte ambientale, ma in cui c'è un'area di epidemiologia, uno di monitoraggio, ma anche un'area di prevenzione primaria e secondaria per impattare realmente sulla salute dei nostri collaboratori. Questa purtroppo l'ho dovuta mettere, però questo è il piano, è molto complesso. Evidenzio qualcosa, a partire dall'epidemiologia, perché la conoscenza del fenomeno, noi, ripeto, abbiamo mandato lavori fatti, anzi, il primo di Aldo Minerva era del 92-94, quindi
tantissimi lavori fatti su Taranto. Apro e chiudo una parentesi rapidissima: in questi anni sono fatti tanti lavori su Taranto, anche tanto sciacallaggio, perché Taranto è stata terra di conquista anche dal punto di vista degli studi. Sono stati fatti studi in cui sono arrivati da tutta Italia, indistintamente, pubblici e privati, chi si portava via qualche litro di acqua di mare, chi qualche chilo di polvere, chi qualche metro cubo di aria, chi qualche chilo di cozze, chi è venuto ai nostri uffici a prendersi un po' di SDO e un po' di schede di morte. Dopodiché sono stati studi, sono venuti fuori, più o meno, qualche volta è venuto fuori qualche studio pubblicato, altrimenti Giorgio ha dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri per avere uno studio che non era neanche stato pubblicato. Quindi questo senza nessunissima ricaduta sullo stato di salute della popolazione di Taranto. È quello che noi abbiamo cercato in qualche modo di contrastare, chiedendo l'aiuto di tutti i grossi professionisti che sono seduti qui oggi, ma cercando di lavorare su Taranto e a Taranto. Questo è la nostra necessità, ripeto, sempre perché affinché si possa replicare questo in ogni zona e ci possano essere in quelle realtà dove quest'area di epidemiologia non sia frutto di studi occasionali o se siamo in grado di trovare le risorse per poterli fare o commissionare. Questi, nelle realtà come Taranto, come Brindisi, come altri, devono essere LEA, livelli essenziali di assistenza. Non sono meno importanti che avere il pronto soccorso o la rianimazione. Questo credo che sia un messaggio da far passare assolutamente per tutte le aree ad alto rischio ambientale, così come studiador, con registro di formazione. Ritornando a quello, per esempio, quello in collaborazione, abbiamo questi tre progetti con l'Istituto Superiore di Sanità che si vanno ad affiancare a altri già fatti, Women Biopops, diossine, quindi tanti studi, quindi per andare a vedere cosa poi ricade sulla popolazione, cosa troviamo e quali rischi concreti possono esserci chiedendo la collaborazione di chi meglio sa fare queste cose senza inventarcele. E poi anche un'area, macroarea, che possa intervenire anche più direttamente su quelli che sono gli effetti diretti o indiretti dell'inquinamento, per cui abbiamo previsto un'area in cui, al di là del potenziamento degli screening oncologici classici, ci sia un'attività anche che possa andare a sorveglianza di salute respiratoria e una riduzione del rischio cardiovascolare, perché sappiamo essere correlati direttamente o indirettamente, e questo è compito che devono fare le strutture di prevenzione, perché abbiamo visto in Italia lì dove queste sono coordinate dalle strutture di prevenzione funzionano, dove sono invece frutto di alchimie, bizzarrie organizzative, poi non si raggiungono i risultati che si dovrebbero raggiungere, per arrivare a intervenire anche su quelli che sono i fattori di rischio, perché poi alla fine si muore comunque anche a Taranto prima di malattie cardiovascolari, per cui se non riusciamo a proporre anche la presa in carico di questo soggetto che sfortunatamente è stato esposto a fattori di rischio al di là di quelli che avrebbe potuto o dovuto essere esposto, è compito dell'igiene e della medicina preventiva accompagnarli fino anche alla riduzione del rischio legato appunto ai fattori di rischio, con una governance che abbia un livello locale, un livello regionale, un livello centrale, ma anche qui devo dire che è molto forte a Taranto, però devo fare un'autocritica, troppo legata alle persone. Devo dire questo, sta riuscendo a Taranto perché c'è Giorgio, c'è Loredana, c'è Luciana, c'è quello, ci chiamiamo tutti per nome, probabilmente dovremmo essere capaci di renderla invece strutturale questa collaborazione e obbligatoria per tutti, perché credo che questo possa essere veramente l'unica strada per cambiare in qualche modo fondale alla nostra vita. Grazie.